Ciao ragazzi, intanto come potete notare abbiamo finalmente il potere, se così possiamo definirlo, di Movie Maker dalla nostra, così almeno posso tagliare i momenti in cui accendo e spengo la videocamera. Non che prima non sapessi usarlo, poi mi sono svegliato oggi e ero, come si suol dire, imparato. Semplicemente nel mio PC non c'era, non so bene perché che io sappia c'è in tutti i computer, il mio non c'era, io lì per lì me ne sono fatto una ragione. Poi però insomma ho detto cazzo, mi sembra strano, e infatti doveva esserci e invece non c'era. Boh, magari era la mia versione di Windows 7, non lo so. Comunque me lo sono scaricato gratuitamente, l'ho installato e funziona da Dio, proprio come quello che avevo tempo addietro. Dunque, questo video lo voglio fare non sul nostro argomento principale, anche perché comunque di quello non c'è molto da parlare, siamo in un periodo un po' così per i giochi. Cioè, non esce un cazzo, sono fino a The Last of Us, quindi ho anche poco da fare a riguardo, visto che giochi da recuperare non ne ho. Quello che devo comprare l'ho comprato all'uscita, quindi adesso non ho molto da giocare, proprio detto in parole povere. Parlo adesso che sto facendo Assassin's Creed 3, ma vabbè. Quindi, insomma, mi sto dedicando molto, più che mai in passato, alla visione di serie TV di vario tipo, di vario genere. E niente, volevo consigliarne qualcuna, che siete anche voi amanti magari del genere, vi piacciono le serie TV, magari le apprezzerete. E magari sapete anche voi consigliarmene qualcuna, visto che io comunque non è che sia un grandissimo intenditore, a parte cioè, classici X-Files, insomma Lost, che per me è l'archetipo della serie TV, non è che ne ho viste tantissime. E invece in queste 2 settimane qua ne sto vedendo parecchie. Allora, cominciamo con un Game of Thrones che vabbè, l'ho sempre adorato, mi piacciono i romanzi, mi piace la serie a fumetti e la serie di TV, esagerato, vabbè, la terza poi non ve la racconto neanche perché guardatela. Ah, sono tutte serie in lingua originale queste, compresa Game of Thrones, quindi non sono ancora uscite in Italia. Comunque Game of Thrones 3 è esagerata, forse la più bella di tutte, veramente pazzesca, manca un episodio alla fine. E quella, vabbè, è di un altro livello proprio, cioè se la mia serie preferita, diciamo, nel complesso, come ambientazione, come sviluppo, è Lost, Game of Thrones gli si avvicina comunque come livello di eccellenza. Quindi quello, vabbè, per forza. Però quella è, cioè, Game of Thrones è una serie comunque che si sapeva che, insomma, sarebbe stata una figata, lo è stata la prima stagione, lo era la seconda, lo era anche la terza, quindi sono le altre che ho visto che invece mi hanno un po' colpito. Tipo, stando sul genere, diciamo, sull'horror, thriller, soprannaturale, un po' una commistione, ho visto dopo tanto tempo che ho sentito parlare American Horror Story e vi dico che è una delle serie più belle che ho mai visto, cioè di quelle poche che ho visto. È veramente una figata, non è originalissima come idea di base, perché comunque sono argomenti più o meno insomma, già trattati, sai, casa, succede, questa famiglia si trasferisce, succedono eventi inspiegabili, poi insomma, si svelano diverse cose. E non pensavo, invece mi è piaciuta veramente un casino, proprio una serie che ti ha incollato fino alla fine. E la cosa ancora più bella è che hanno fatto 2 stagioni di American Horror Story, c'è cioè la prima e la seconda che si chiama Asylum. Vabbè, adesso poi uscirà la terza l'anno prossimo. La cosa bella è che le due serie non sono collegate. Pur mantenendo buona parte del cast, nella seconda, stesso attore, ruoli completamente diversi, ma che non c'entra nulla con la prima. Cambia l'ambientazione, cambia l'epoca, e quindi, insomma, la seconda è 20 volte meglio della prima, perché la prima comunque, per quanto molto bella, ha alcuni momenti comunque di narrazione dove, cioè, io sinceramente mi sono un po', voglio dire, annoiato, però, boh, lo guardavo, dicevo, vabbè, insomma. Rimaneva un po' così, perché comunque ha dei momenti morti, ecco, secondo me. Invece la seconda è pazzesca, poi per l'ambientazione in questo istituto psichiatrico, questo manicomio, che insomma, che già è un'ambientazione molto potente, secondo me. Voi che i personaggi sono fantastici, gli attori sono molto bravi, visti nel primo, in altro contesto nel secondo. Comunque, boh, veramente, guardate assolutamente, piuttosto guardatevi solo la seconda, tanto non mi cambia nulla. Semplicemente avete un po' più di affezione verso gli attori perché insomma sono quelli che c'erano nel primo, li vedete anche nel secondo, però in ruoli diversi. Quello merita. Sul genere, e che rimanda anche un pochino, diciamo, come
struttura anche degli episodi, anche 666 Park Avenue, che non conoscevo minimamente fino a 2 giorni fa. Poi, vabbè, leggendo un po' in giro, ho visto che tra i protagonisti figurava Terry O'Quinn, che insomma per me è John Locke di Lost, e l'ho vista, non è male, non è a livello di American Horror Story, però anche lì, insomma, se è difficile, succedono delle cose, poi va a scoprire che sono successe altre cose. Ripeto, roba già vista, già sentita, però comunque nel suo, così, già sentito, è interessante. Ho visto 3 episodi, forse 4, non mi ricordo, ho visto ieri l'ultimo. Quindi è un po' presto per dare un giudizio, però non mi sembra male, anche se, ripeto, non ti tiene lì con il fiato sospeso, però sì, ma sì, si segue con piacere. E la struttura è molto simile ad American Horror Story per alcuni episodi, cioè ogni episodio comunque è incentrato su un protagonista, cioè non come Lost, però rimanda quasi, cioè non è che Lost è all'estremo in questo senso, cioè ogni episodio è dedicato a un protagonista. Lì invece no, hai i protagonisti, però comunque hai sempre la prevalenza di un personaggio piuttosto che l'altro. E sta cosa c'è sia in American Horror Story che in 666 Park Avenue, cazzo, non più allucinante. Poi, sì, mi sono segnato perché l'ho visto veramente un po'. Un'altra che ho visto, sulla quale avevo aspettative stellari, era Bates Motel. Che insomma, come già avevo detto in un altro video, io sono piuttosto un fanatico di Alfred Hitchcock, quindi quando ho visto una serie TV che si incentrava su Norman Bates, che insomma saprete, vabbè, non vi faccio spoiler, però insomma è un personaggio molto importante di Psycho, appunto una serie su Norman Bates da ragazzo, ambientata comunque nel motel, che è la location la stessa del film, che insomma si sviluppava sul suo rapporto con la madre, io ho avuto un infarto, mi stavo mancando, era una cosa, una figata. Dicevo, Cristo, un prequel di Psycho, fatto a serie TV. Cioè sì, si può fare, cazzo, una figata, se fatto bene. Ed era quello che pensavo, fosse proprio un prequel di Psycho, dove fanno vedere appunto cosa è successo prima del film. Poi vabbè, parti, vedi sto ragazzino che lui è fatto benissimo, si vede un casino a Norman del film, anche il taglio di capelli, quello è fatto benissimo. Con la madre arrivano delle tipe, tirano fuori l'iPhone, cominciano, cioè, detto, ma come, cioè. E invece no, non è un prequel, è semplicemente una rivisitazione in chiave moderna di appunto Norman da ragazzo che si trasferisce in questa città con tutte le sue magagne da studente. Ho un po' delusione perché appunto mi aspettavo una roba più colossale, io, una cosa un po' legata a Psycho. Non è così, però comunque ci sono molti rimandi. È molto carina comunque, anche lì purtroppo ci sono diversi momenti di narrazione che proprio non capisco. Cioè, momenti morti o comunque azioni fine a se stesse che sembrano proprio messe lì per allungare il brodo. E quindi. Però vabbè, comunque molto carina, devo dire, mi è piaciuta molto, mi sembra che l'hanno rinnovata per una seconda stagione, quindi insomma, vediamo come va avanti, quella merita. È un po' leggerina comunque, non è. Sempre sul tema di rivisitazioni, che sto sempre vedendo, che invece mi è piaciuta veramente un casino, è Hannibal. Hannibal veramente è una cosa veramente allucinante, è pazzesca, non pensavo io. Quello sapevo già che non c'entrava con né il silenzio degli innocenti, né con Red Dragon, né con Hannibal, non c'entra proprio un cazzo. Sapevo semplicemente che hanno preso appunto la figura di Hannibal Lecter come sì, medico, psichiatra, cannibale anche nel suo essere, e l'hanno anche lì attualizzata e inserita in un altro contesto. Sempre comunque c'entra l'FBI, però non c'è Starling, cioè non è legato al silenzio degli innocenti al film. E quello pensavo fosse una puttanata io invece, ma questa è una troiata biblica. Poi ho visto che l'attore è quello che fa le chifre in 007 Casino Royale, Mads Mikkelsen, e anche One Eye in Valhalla Rising, un altro film che dovrei rivedere perché insomma, non mi ha convinto del tutto. E quindi io ero un po' scettico, dicevo, che troiata, qua non hanno idee, non vogliono creare una serie TV su un serial killer, non sanno, non hanno uno straccio di idea cosa fanno, copiano il serial killer per antonomasia, Hannibal Lecter. E infatti le prime puntate le ho viste, erano meglio di quanto pensassi, però anche lì non mi dicevano insomma, niente di che. Però
Poi verso la quarta, quinta puntata, invece ci sono rimasto, ti incolla fino alla fine, bellissimo. Veramente, veramente bello, perché comunque ci sono anche lì la struttura episodi incentrata sempre su determinati eventi ogni puntata, però c'è un filo conduttore molto più ampio che tu vai a scoprire, insomma, mano a mano, che lega un po' tutti quanti, e quello è veramente, veramente bello. Guarda, quello ve lo consiglio assolutamente. Io spero che tutti abbiate visto almeno Il silenzio degli innocenti, gli altri potete farne anche a meno, ma Il silenzio degli innocenti quantomeno è veramente fondamentale da conoscere, da aver visto come film. Ma anche se non l'avete visto, guardatelo, perché veramente ha diversi elementi sul tema serial killer che ricordano anche un po' Seven, no? Questi serial killer, comunque con la loro metodistica, sì, un po' la Seven, Horseman, questi film qua comunque incentrati su un serial killer. Io, un serial killer, qua sono diversi comunque, e la figura di Hannibal, che poi insomma è un po' quello che unisce un po' tutti, ecco. E quello è veramente, veramente bello. Quello ve lo consiglio assolutamente a tutti, cioè penso possa piacere veramente a tutti come struttura. E menzione finale all'ultimo che ho visto, altra sorpresa che non avrei mai pensato, è Da Vinci's Demons, che ho visto così proprio. Ho detto, ma sì, vediamo. L'ambientazione mi piace, i personaggi mi piacciono, e quella mi è piaciuta veramente parecchio, anche quella lì. Cioè, oddio, hanno un po' tanto romanzato la figura di Da Vinci, che vabbè, poi se, vabbè, lo vedrete comunque, come tipo donnaiolo, insomma, alcolista, però vabbè, alcolista no, però uno che fa baldoria, per dire, non è che conoscessi Da Vinci di persona, però non pensavo, insomma, cioè non credevo che fosse una persona di questo tipo. Poi è chiaro che è un telefilm, non di tipo storico, quindi ovviamente non è che, insomma, c'è molta veridicità anche in questo. Però veramente quello è bello. Secondo me veramente hanno proprio copiato Assassin's Creed 2, certe cose le hanno proprio prese da Assassin's Creed e messe lì. Insomma, la chiesa come nemico per questo motivo, Da Vinci che si oppone con la famiglia dei Medici per quest'altro motivo. Già sembra proprio di dire Assassin's Creed 2 e Brotherhood. Però a parte quello è veramente bello. L'unica cosa che ho notato, secondo me, è proprio un eccessivo utilizzo della computer grafica per la ricostruzione di Firenze, che sembra veramente artificiosa. Ce la vedete, cioè sembra finta. Però vabbè, comunque non hanno gli stessi budget dei film, insomma, le serie TV, vabbè, ormai tipo Game of Thrones, sì, sicuramente, però questa serie di 8 episodi comunque, che penso si concluda, non penso faccia una seconda, non penso abbia chissà che budget, però ripeto, è veramente, veramente molto, molto piacevole, molto, molto godibile. E quella ve la consiglio, se vi piace il periodo, però se non vi piace il periodo storico, chiaramente, insomma, c'è anche inutile che la guardiate, ecco. Però se vi piace Assassin's Creed, per esempio, ecco, il 2 Brotherhood, secondo me vi piace, perché sicuramente, secondo me, quelli che hanno fatto quella serie hanno giocato Assassin's Creed, gli è piaciuto e hanno voluto prendere più elementi possibile. Vabbè, vedete, lo sappiate mi dire. Basta, sono queste le serie che ho visto, che sto guardando. Adesso andrò avanti appunto con Secret Six Paracademy. Devo vedere anche Vikings, che insomma c'ero lì, non ho parlato bene, però vediamo. Niente, vi do questi consigli. Se vi piace la serie TV, sappiatemi dire. Poi, anzi, se voi ne conoscete alcune, consigliatemele, perché io comunque in quell'argomento non sono un grandissimo esperto. E nulla, dai, ci sentiamo tra qualche giorno per il key unboxing di The Last of Us, siccome che ho prenotato 2 edizioni, sia la Joy che la Ellie, perché io mi sono innamorato di quel gioco, è sicuramente il gioco dell'anno, come avrete anche visto dalle recensioni che girano, e quindi ho preso entrambe le edizioni da collezione, così, vabbè, insomma, perché penso che per un gioco del genere sia giusto anche averle, per me che sono un collezionista. Niente, ci risentiamo quindi per gli unboxing e per i gameplay. Ok, ciao a tutti, alla prossima allora.